Ciao! Ciao! Bacetto grosso. Eccoci qua! Io e il sedere di patato per questo nuovo video haul! Ovviamente, cioè, ovviamente. Secondo voi che video potevo fare? Haul! Allora, posizione infelice, nel senso che c'ho la testa tagliata, perché il tempo è un po' brutto, è un po' scuro e quindi questa è la posizione migliore per avere un po' di luce. Ma dovevo farmi per forza il video, almeno metto via il mega sacchetto, perché siamo stati dai cinesi, in tanti cinesi, e abbiamo trovato un po' di cose cartopazzose, vero? Vero? Cose cartopazzose. E quindi ve le vorrei far vedere. Tutte, almeno il possibile. E allora. Cinesi, la Cina è vicina. Queste cose io su AliExpress non le ho mai viste. Quindi acquistate, prese acquistate. Se vedete i baffi c'è cipolla, se vedete la coda c'è patato. Allora, iniziamo. Inizio col farvi vedere questo set di stickers. E ne ho preso un sacco. Allora, questo set bellissimo di stickers a tema amore. E allora, la catena dei negozi, poi non so se ce l'avete anche voi vicina, è questa. 999 Mercatone. Prezzi pazzi! Grande assortimento, grande qualità, grande convenienza. 999. Boh. Lampada, fermati. Secondo me riuscite più a trovare la marca di questo, degli altri cinesi. Ho trovato anche questo set di stickers a forma di buffetto. Costavano poco più di 1 euro. Poi ne ho presi due, così, con le farfalle tutte glitterose. Sono due. Questi qua, più piccoli, che ci sono, ovviamente c'è il gattino, un po' di lampadari, qualcosa in stile Parigi, Londra, viaggi, cosa così. È un po' uno sticker misto, ma era carino, dai. È un po' in stile vecchia Londra, non lo so, mi è sembrato così e l'ho voluto prendere. E poi la versione romantica, così, secondo me questa è la versione romantica, fatti così. Poi ho trovato questi che sono mega spocchiosi, mega style, non lo so cosa sto dicendo. Comunque c'hanno questi brillantini a rilievo e di questo qua volevo farne un divisorio o qualcosa di simile a una pagina tutta farfallosa e quindi l'ho voluto prendere. Questi l'ho pagato boh, 1,20 euro, una cosa del genere. Poi invece ho trovato sempre come stickers, così ve li faccio vedere tutti gli stickers. Ho trovato questi da Accessorize a 1,50 euro. Ovviamente ci sono i gattini a rilievo, sono un po' a rilievo, vero patato? E quindi non ho potuto non prenderli. C'erano i gattini. Allora, a stickers mi sembra che sono a posto. Poi, sempre dalla Cina vicina, in altri due negozi, ho trovato questi qua che sono degli stampini con le lettere, sempre a 1 euro, poco più di 1 euro. E quindi ho detto. No, le lettere le devo comprare perché su AliExpress le lettere costano un botto, il set di lettere. E poi ho trovato da altri cinesi, comunque faccio sempre il giro a cercare il reparto cartoleria, decorazioni, ho trovato questi stampini che sono a forma di farfalla e quindi perfetto per il progetto che ho in mente. E questi qua che sono più a tema. Come si può dire, a tema tanto amore, a tema diabete. Poi
Poi ho trovato sempre stickers, sono stata da Tiger e ne hanno messi altri, nuovi, io almeno questi non li ho mai visti, e quindi farfalle ancora a 1 euro. Li avevo presi di questa serie con le palline di Natale, sono trasparenti e mi sono piaciuti e quindi ho preso anche questi. Così, poi fiorellini. E festa di compleanno, o festa, o qualsiasi cosa. Questo qua era molto carino. E ho anche un utilizzo in tempi brevi. Poi ho trovato, questo lo tengo per ultimo, ho trovato questi due set di cartellette da A5, con i buchi. Sono forati e quindi questi qua li volevo usare con le foto, perché sull'agenda appiccico le foto che faccio con la Instax, che sono tipo le Polaroid piccoline, e quindi per non farli rovinare in mezzo all'agenda le voglio infilare dentro le buste. In alcuni ce le ho, per alcune ce le ho, ma ho trovato anche questa versione, quindi ho detto perché no, e quindi l'ho presa. Poi ho trovato un sacco di washi tape di tutti i tipi, ovviamente. Allora, questo è un set da 3, sono 3 metri per uno, infatti sono sottili. Allora c'è la versione con le chiavi, la versione orsettino cuoricino e la versione amici innamorati. Secondo voi perché l'ho presa? Scrivetemelo giù, chissà come mai l'ho presa. Poi sempre la stessa marca, ho trovato un sacco di washi che adesso aprirò. Sono lunghi 10 metri e li ho pagati una cavolata. Sono trasparenti, aspettate, sono trasparenti, mi piace perché mi fanno anche la parte giusto per prendermi in giro, per staccarlo. E sono bello, si è rotto. Comunque sono dei fiori, come si chiamano questi, non mi vengono, dei garofani gialli. Si è rotto. Ok, basta ringhiare. Poi altro washi, così ve lo apro, e lo apro così si vede. Questo qua è a tema fragolino, questi sono proprio tipo scotch perché sono trasparenti. Cerchiamo di non sfrantumare anche questo, vedete, sono trasparenti come lo scotch e quindi non coprono un tubizer, però decorano e quindi sono carini, dai. Questo è fragolino, fiorellino, fragoline. Anche il rumore è proprio quello dello scotch. Poi ho trovato questi che sono, mamma mia, questi li adoro tantissimo. Allora, questi non sono impazzita, ora capirete perché adoro tantissimo. C'hanno i cupcake e sono bellissimi, mi piacciono un sacco, bello. Poi nel frattempo sono stata anche da Ikea, così intanto riaggiusto, sono stata da Ikea e ho comprato una mega scatola dove infilare tutte le cose cartopazze. Brava Marzia, ne hai comprati due doppi, bene, molto bene, perché ti piacevano molto. Ne ho preso un altro con i garofani, quindi non sto qui a farvelo vedere. Un altro bellissimo che adoro tantissimo, la marca è sempre questa, che si chiama Let's Go Happy Forever, che adoro tantissimo. Guarda questi qua, gelatino,
Nuvoletta, cuoricino, frutta, funghi, non lo so, si sono fatti una canna, una canna pesante. No, mi piace un sacco, in più questi cinesini qua sono anche vicini ai miei, quindi mamma, verrò a trovarti più spesso. Scherzo. E poi ho trovato questi, altri fiorellini. Fiorellini, fiorellini. Ok. Bellissimo questo. Infatti così metterà mai a fuoco tutto ciò. Ok, ora sì. Infatti così. Dai, metti a fuoco. Ok. Ok. Poi, la parte chic, la parte è arrivata. Guardate che washi che hanno, che roba, muy glitter rossa. Questo è solo 50 centimetri e si disfa molto bene, non lo farò più. Comunque fatta così, con tutti i brillantini. Bellissimo, rosa e bianco. Ok, questo l'ho aperto, gli altri non li aprirò perché vengono giù da rotolino. E ovviamente essendo glitterosi vengono giù da rotolino. Vabbè, vediamo se riesco a farveli vedere. Li ho presi anche così, con i cuoricini bianchi e rossi. E poi così con i cuoricini fucsia e bianchi. Chic. Poi da Bennet c'era la settimana tutto a 1 euro, tutto a 2 euro. E ho preso questo sticker, questi sticker post-it con il righello a 1 euro. Vediamo come sono dentro perché ho visto il righello, ho visto i post-it, ma non ho visto altro. Vedo il cartone. Ah, è incollato, molto bene, è così. Così e così. Beh, pensavo che il righello era a parte, invece è incollato. È venuto via un post-it, molto bene. Invece è incollato, vabbè, per 1 euro cosa vuoi? Ok, bene, e poi ho trovato questo da altri cinesi, esattamente una catena che si chiama Aomai, Aomai, ma scritto proprio Aomai, ed è un perforatore a gatto. Potevo lasciarlo lì? No! E quindi preso subito, immediatamente. Adesso faccio buco, vediamo com'è. Magari è una cavolata apocalittica. Già questa cosa che non fora mi piace. Ok, ci vuole un po' di forza. Il gattino l'ha fatto. Carino anche il gattino che fa. E questo è buco. Carino. Con un po' di forza bruta riuscite a fare un buco. E poi l'ho trovato anche così in un altro negozio. E adesso faccio la prova. È molto più piccolino di questo qua, eh. Ok, più potente. Allora, questo ha anche il dispenserino. Ha fatto un micro bicio, micro micino. E il buco è più piccolino. Però non potevo lasciarlo lì. Poi mio marito, quel santuomo di mio marito, perché è solo un santuomo, mi ha preso, anzi l'ha voluto prendere lui e gli dicevo: non prenderlo, costa troppo, no, no, lascia lì, non prenderlo, no, lascia lì, no, cosa me ne faccio, no, lascia lì. E invece alla fine mi ha preso la Sizzix, la Big Shot praticamente, e quindi che bello, però è la versione base e non c'era
non c'era il kit base, c'era, cioè praticamente non c'erano le fustelle per tagliare o fare delle embossing, e quindi ho preso questa fustellina per fare embossing, che è a forma di fiori di ciliegio ed è stupenda. L'ho trovata in offerta in un garden vicino casa, non dove ho trovato la Big Shot, in un altro, e c'era l'offerta e non so, ho risparmiato 2 euro. Oh, che fortuna, meglio di niente. E comunque ho già fatto razzia su AliExpress, questa qua è molto bella e la proverò subito, praticamente subito. Questo è tutto, spero che i miei acquisti vi siano piaciuti e vi farò vedere qualcosina dove utilizzo tutte queste cose, qualche decorazione dell'agenda, e quindi iscrivetevi al canale per non perdervi i nostri video. Ciao, ai prossimi video.